Ok, eccoci live. Siamo qui con Pippo. Stasera parliamo della Coppa Italia di basket. Vabbè, siamo dai contenti, bel torneo. Io l'ho guardato sulla Rai personalmente, a me è piaciuto. Pippo, dici adesso dove l'hai guardato tu. Dai, dici intanto dove l'hai guardato, poi ti faccio le prime domande. Sì, anch'io l'ho guardato sulla Rai, ci stava, secondo me, l'hanno organizzato bene anche lo studio all'intervallo, prima delle partite, dopo le partite, secondo me Sì. non è, cioè, sembra meglio del solito, ecco, Anche gli ospiti nei tempi dai. fra le partite, comunque interessanti, Sacchetti, gli allenatori, personaggi comunque Esatto. del mondo, quindi no, direi che hanno fatto Sì. comunque un bel evento, nonostante non Ma ci anche fosse il poi in pubblico. questo periodo un po' così, senza il pubblico, senza dover mantenere le distanze, eccetera. Anche come format, come, diciamo, come, anche un bel esempio come è stata organizzata la premiazione, secondo me è stata pensata bene quest'anno, dai. Sì, esatto, molto Obiettivo. interessante. Anche tutte le presentazioni comunque sono state belle, i Esatto, passaggi dei sì. giocatori, comunque c'era una Sì, certa cura dietro. molto. Sì, ci sta, secondo me, cioè l'idea di voler valorizzare il prodotto c'è, si spera di acchiappare più spettatori possibili. Se la finale fosse stata un po' più combattuta, sicuramente avrebbe fatto, avrebbe giovato un po' di più, però questo è successo, ecco. Quindi dai, partiamo subito da questo. La prima domanda è, Milano, grandissima, chiaramente tu tifoso milanese, ha fatto più o meno tutte le partite, ha giocato metà partita e dopo di lì è stato garbage time, diciamo. Cosa ne pensi di questa cosa? Beh, Praticamente sarai sì. contento sicuramente, però. No, assolutamente contento perché cioè, non vince, Milano non vince la stessa Coppa da 3-4-3 anni. E alla fine sì, essenzialmente ogni partita si è giocato i primi due quarti, poi. A parte la semifinale con Venezia, in cui eravamo più 4 e nel terzo quarto abbiamo sparato il parziale decisivo, il resto del minutaggio è stato essenzialmente garbage time su punteggi alti, più 30, più 20, sia in semifinale sia in finale. Diciamo che il quarto con Reggio fa un po' storia a sé perché Reggio vive una situazione in questo periodo un po' così, ecco, cioè tra gli infortuni e problemi con i giocatori, diciamo che non si è presentata, diciamo, nel momento migliore della sua stagione. Esatto, tra l'altro è notizia che non so se è già ufficiale o no, però stanno per Sì, di prendere Sims. Sims è già Non so ufficiale se e Sarton è ai margini della rosa, quindi stanno cercando qualcuno che se lo piglia. Bostic è un altro che sembra addirittura che sembra fuori e le Gargure dicono però. Gli ultimi rumors lo danno che rimane poi, vedremo. stiamo a vedere, dai. Comunque è una piccola rivoluzione lì. Quindi allora Sì. torniamo alla prima partita, Milano-Reggio molto tranquillo, Reggio aveva giocato anche contro Bologna la domenica prima in Sì. campionato, quindi era proprio in un periodo di Sì. forma che ce lo si poteva No. aspettare, quindi quella tutto Assolutamente tranquillo. sì. Facciamo una piccola analisi anche delle altre, so che ne hai viste Sì, alcune. io le ho viste tutte, Ok. più o meno tutte, sì, cioè alcune un po' spezzone, però comunque Devo le ho dirti, viste io sono tutte. stato molto deluso più che dal risultato della partita in sé, Bologna-Venezia. Mi aspettavo una partita tipo quella dell'anno scorso, con finale magari punto a punto, poi chi vince non importa, cioè l'importante è che Certo. fosse una bella partita, purtroppo non l'ho neanche stata molto bella, no? Quindi. Non tace, cioè nel senso, alla fine Venezia, cioè, è sempre stata in vantaggio, non è mai stata sotto nel punteggio e ha dato proprio l'impressione di essere sempre in controllo, nonostante comunque Bologna, cioè, alla fine era un avversario, insomma, temibile, nonostante gli infortuni, appunto, sulla carta forse anche più forte. Sì, poi queste sono E partite a quindi, cioè. sé, diciamo che quindi Esatto, sì, chiaro, dipende anche come chiaro. la prendi, come i coach studiano la situazione, come si riescono ad eseguire i giochi, quanto sono in forma i giocatori, perché abbiamo visto, ad esempio, stasera nella finale ha fatto due, a un certo punto nell'ultimo quarto era 2 su 17, Pesaro da 3 punti, quindi chiaramente Sì, ma anche per quello non Pesaro, c'è partita, se avesse fatto 10 su no, ma 17. chiaro,
sarebbe stata, ma sicuramente, ma lì purtroppo sono mancate le gambe, cioè sono mancate le gambe a Pesaro sicuramente, che si è fatta 40 minuti, dopo 40 minuti, cioè 40 minuti più supplementari, dopo altri 40 minuti con Brindisi alla morte praticamente, arrivando sempre punto a punto nel finale, e lì, cioè con la squadra corta che ha Pesaro, diciamo che l'ha pagata alla fine. Poi la difesa di Milano secondo me è stata, cioè, io sono convinto che abbia approcciato la partita come se stesse giocando contro un avversario di pari livello, e ha sfoderato una difesa che ha fatto perdere 10 palloni in 5 minuti a Pesaro, che non ci capiva più niente, ha messo Delaney su Robinson che faceva 30, ha fatto 30 punti di media quasi nelle prime due partite, e non ho presente le cifre di stasera, però No, ho ha fatto davvero poco, sparacchiato. qualche tiro libero, qualche azione, però niente di Esatto, inciso, non ha e inciso. quindi chiaramente la differenza tra le due squadre si è vista. Poi Pesaro è stata aiutata, diciamo, cioè è stata penalizzata dal fatto che si è giocata due partite essenzialmente alla morte contro due avversari più forti. C'è da dire anche E questo, comunque Milano è stata abbastanza fortunata, siamo sicuri che avrebbe vinto sì, ma comunque, però sicuramente. ai quarti ha Allora, trovato una squadra di, diciamo, chiaro. poco in forma, per dirla più cattiva, morti viventi, no? No, no, certo, sì, Venezia è no, arrivata bella povera. spompa comunque da una semifinale dove ha dovuto dare il massimo, anche se ha vinto agevolmente. In finale ha trovato questa Pesaro che non era magari la stessa Pesaro che si è trovata Sassari ai quarti di finale, che per quanto comunque l'atteggiamento di Pesaro mi è piaciuto davvero tanto, cioè erano Sì, aggressivi. Pesaro non ha mai mollato, esatto, sì, Esatto, si assolutamente buttavano sì. sui palloni come si buttavano tutti i giocatori di Milano, che anche quello davvero bello come atteggiamento. Anche Panther, Tileni, comunque erano Sì, no, sempre. infatti, bellissimo è stato. Purtroppo è stata una coppa molto all'insegna degli infortuni, perché se togliamo la situazione Reggio, che fa un po' storia a sé, però alla fine Bologna non aveva Bedinelli e Paiola, Venezia non aveva Widmar e Foti, Brindisi arrivava senza Harrison e Willis, che sono praticamente i due più forti della squadra. Diciamo che l'unica forse vera delusione è stata Sassari, che però si è giocata alla fine della morte contro una squadra che Pesaro ha dato tutto, ed è stata la sorpresa che c'è sempre ogni anno, perché E ogni anno c'è sempre ci una sta, squadra che fa un po' l'upset, che fa il sì. risultato più grande di quello che ci si aspettava, e ci sta, Gli assolutamente ci sta. ultimi 2 anni è stata Brindisi che è arrivata in Esatto, finale. Secondo è me anche proprio così. quest'anno con una squadra un po' meno, diciamo, falcidiata dagli infortuni poteva arrivare in finale Anche secondo abbastanza me, sì. Sì, tranquillamente. Quindi comunque si presenta diciamo con. che dalla parte destra del tabellone a ranghi completi era quella forse un po' più concreta, ecco. Peccato per gli infortuni, appunto, perché lì sono stati, cioè, secondo me hanno in buona parte condizionato, Brindisi e Bologna soprattutto, però Sì, ecco, c'è da dire poi che però è la situazione del basket moderno, cioè chiaro, no, no, certo, quando chiaro. hai magari un budget limitato devi puntare tutto su quei, diciamo, i Certo. titolari, la tua rotazione 8, e se due, soprattutto quelli più importanti, ti si infortunano, sfortuna. Purtroppo succede, esatto, sì, Bologna e non Venezia puoi non prevedere. sono così corte, però ci sono infortunati due giocatori, diciamo, più o meno nello stesso ruolo, e quindi Eh si sì. sono visti accorciare tantissimo le rotazioni con magari qualcuno un po' fuori ruolo. Comunque Mazzola e Dei insieme fanno molta Sì, fatica a no, marcare un esatto. centro avversario, per quanto Esatto. siano Bologna non ha bravissimi. sfruttato, cioè se Venezia ha sfruttato il fatto che nella partita proprio, diciamo, proprio nella partita come è accaduta, Venezia ha sfruttato la debolezza di Bologna a non avere un ulteriore, diciamo, scorer puro dopo Teodosic, che alla fine stava tirando cioè, tirava la carretta da solo, cioè non c'era Bedinelli. E l'ha attaccato tutte le azioni con Clark e con Tonut. Bologna non è stata brava a sfruttare il fatto che Venezia avesse un solo lungo di ruolo praticamente, perché Mazzola è un 4, però un solo 5 di ruolo con i suoi centri. Beh, c'è da dire che la partita è funzionata così: vuoto in campo, parziale di Venezia, vuoto fuori, parziale Bologna che ritorna sotto, Esatto. poi rientra vuoto, ritorna sopra Venezia. È stato, secondo me, bravo, poi bravo è quello che dovrebbe fare qualsiasi allenatore. L'ha tenuto
abbastanza, non Esatto. dico fresco, però l'ha tenuto per Sì, il non finale, ha per l'ultimo quarto dove. avuto problemi di falli e alla fine è riuscito a giocarsi da tutto il secondo tempo quasi. Però io mi riferisco al fatto che soprattutto Gamble, che per stazza era il più grosso in campo, non si è visto. E Gamble non è in un grande periodo di forma e ha sempre fatto fatica contro dei lunghi o molto fisicati, però non come Tarceschi di più, intendo proprio Chiaro. straripanti, oppure molto veloci Molto di gambe tecnici. come può Sì, essere un Watt, che come comunque Watt. a me piace molto come lungo. Cioè, È molto bravo. Watt è molto bravo. Sì. e poi si Ma è impegna, cioè, cresciuto nel molto. senso è tecnicamente ti fa reparto, cioè gliela puoi passare e ti attacca in post, quindi quello fa tanto, magari tira Esatto. un raddoppio così, è molto duttile Sì, rispetto. è anche bravo in palleggio perché comunque dalla media distanza può partire uno contro uno e giocarsi, portarsi Esatto. spalle a canestro. E quindi sì, no, è molto difficile da marcare Watt, Segna i tiri assolutamente sì. liberi. Io non ce lo vedrei male a Milano, diciamo, cioè, anche a Bologna, però secondo me potrebbe essere uno di quei profili che può servire a Milano, come vice, non In come lungo difesa, titolare. secondo me, deve ancora migliorare parecchio. Però in un Però in sistema attacco di è difesa ottimo. come quello di Milano, in cui persino È un Panther e ottimo Dileni giocatore sembrano Watt. dei fenomeni, che copre benissimo il Ciaccio, Queste secondo sono me ci le vuole. note più liete, secondo me, da Vediamo. giocare. Anche dato intervistato dalla Rai, a fine partita diceva: ah, voglio dare un applauso speciale a Dileni perché è uno dei nostri leader. E essenzialmente uno che fino all'anno scorso in Eurolega giocava da scorer puro, da uno che doveva spaccare le partite, attaccare uno contro uno, è venuto qua. E ogni azione contro ogni esterno si sacrifica in difesa e difende alla morte su chiunque, non solo contro Pesaro, ma anche contro gli esterni più forti di Eurolega. E questa cosa mi ha colpito molto, insomma, perché arriva uno che è abituato a farne 20 a sera, 15 a sera, e viene in una squadra in cui non c'è una produzione offensiva e in cui a rotazione, che sia lui, che sia Panther, Datome, Rodriguez, così, ogni volta c'è uno che si prende un po' sulle spalle tutta la baracca e ecco, cioè si è calato proprio in un contesto di squadra. A me sta piacendo molto, sinceramente. Beh, la differenza fra gli anni, qualche anno fa, magari quando c'era MJ, Eh Mike sì, James chiaramente, che lui si prendeva sempre la responsabilità però solo da una parte del campo, poi vinceva anche le partite, perché chiaramente non si vinceva. discute come giocatore. Però questo spirito è diverso, cioè quello era chi vince le partite, questo è da chi vince, c'è cioè chi vuole proprio La puntare il bersaglio difesa, alto, assolutamente. certamente. Sì. No, la difesa è stata la rivoluzione principale, oltre ai nomi, al budget e tutto il resto che c'è, che nessuno nega, però la difesa, cioè il partire dalla difesa come arma principale è stata, diciamo, la rivoluzione più grande di quest'anno. E poi se hai i giocatori che hanno la mentalità giusta, aiuta sicuramente. Beh, giocare così in difesa, tanta roba. Se ho capito bene, ha fatto il record di punti subiti Milan, cioè in positivo, Minor punti diciamo. subiti in Esatto. 3 partite, ho letto. Sì, Cioè, sì. proprio ha fatto una difesa più che un attacco, perché in attacco ha giocato, tranne il Ciaccio in semifinale, però sempre in un momento in cui si era tutti in fiducia, ha Sì, fatto la sicuramente differenza in sì. difesa tantissimo, cioè. Sicuramente sì, ma anche se hai. Cioè, questo Milano è una Milano che si può permettere un Panther che fa 2 punti in semifinale contro Venezia. E la squadra porta comunque un parziale di 30-11 nel terzo quarto, che era il quarto cruciale, come è stato di 27-9 stasera nel secondo quarto, se non sbaglio. Quindi, no, 7-6, una roba così, cioè. Sì, comunque Pesaro ha segnato i primi 2 punti a 4 Grazie. minuti dalla fine del secondo quarto, per dire, cioè era 15-0, è un record Esatto, pazzesco. quindi ecco, cioè, ti puoi permettere serate a vuoto di giocatori. E comunque portare a casa anche contro avversari di livello, E invece una cosa, non so se l'hai notata, a me sì perché stava iniziando a dare parecchio fastidio, però è una cosa personale. Inizio terzo quarto della semifinale. Tonut non era in campo, cioè è entrato a tardo terzo Sì, ho quarto. visto anch'io che è entrato tardi. Per così in forma stava giocando bene, perché non metterlo? Cioè, magari era stanco, mille Non lo motivi, però so, non lo so. mi è sembrata Me un lo po' sono già chiesto una anch'io. resa questa. È stato veramente strano perché Tonut, cioè, ai quarti ha praticamente dominato.
A inizio partita sembrava indemoniato, cioè 8 punti in fila, ha fatto, cioè attaccava tutti gli esterni nostri e sembrava veramente in serata. Poi però è uscito piano piano dalla partita, probabilmente, ma allora, la difesa sicuramente è stata complice, però boh, mi è sembrato strano anche in secondo tempo un minutaggio, boh, insomma, ha insistito troppo su Day, che si è vista dal primo tiro. E dall'atteggiamento in difesa che non era la sua partita, cioè è stato proprio tirato fuori. E poi boh, anche Bramos, cioè, è un altro che nel secondo tempo non si è visto. Adesso io non ho i minutaggi alla mano, però Tonucci è proprio notato Sì, però Bramos il fatto non è che è colonna stato. portante nella costruzione del gioco di È Venezia. Cioè, alla fine vero, Venezia è non ha un vero. gran gioco, si affida a delle No, iniziative personali, che ha ottimi sì. giocatori in uno contro uno, Tonut, No, no, è vero. Bolt, anche De Nicolao volendo in pick and roll può Sì, far sì. male. Quindi cioè, si basa, il suo gioco è un po' quello, attacchi e crei della superiorità e alla fine funziona sempre che trovano lo scarico e tirano da tre o comunque creano qualcosa. Se non Sì. hai quelli che ti creano sto gioco, inizia ad No, andare è stato veramente un po' veramente lontano. strano. A me Tonut come giocatore piace molto. Secondo me è la migliore guardia italiana più forte. Vabbè, dopo Belinelli, Beh, dipende, in che è un la guardia italiana più complessivo in forte. questo momento, secondo me, possono essere lì, intendo, in un complessivo Sì, vabbè, attacco-difesa, chiaro, ok? vabbè. Ok, no, no, va bene, però Belinelli, cioè nel senso, Belinelli ancora secondo me è decisivo No, no, chiaro, è ed decisivo, però un Belinelli è. che si stira andando a schiacciare, cioè, Ok, però l'età, cioè, in no, Italia il no, tempo passa per certamente, tutti, ok? cioè, Sì, però comunque è un il tempo limite passa per fisico tutti, è normale, che Tonut non chiaro, ha chiaro. assolutamente. Al momento, sì, diciamo che. Nell'ultima stagione soprattutto si è un po' ripreso perché prima aveva problemi tra schiena Sì, e ma ha avuto anche strapiovale dei ed era problemi tipo agli contenuto. occhi, comunque ci vedeva doppio, quindi anche cose Sì, extra basket, esatto. diciamo. Un po' un peccato. Esatto. Niente, invece dall'altra parte, insomma, Sassa ripresa, questa è la partita più bella delle Final Eight, finita Assolutamente. dopo supplementari con bombe da una parte e dall'altra, spesso quasi tripla doppia, Gentile che la recupera pareggia con una tripla senza Tra senso. l'altro ricordiamo, abbiamo caricato il video della tripla senza senso di Gentile, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Veramente assurda. E poi nel supplementare con Pesaro che aveva fuori Kane, aveva fuori Robinson, aveva fuori Killoy per falli e tra Tamboni mette due triple decisive. Cioè, lì è stata sì, assolutamente uno spettacolo, sì. Sì, è anche un po' la classica E beffa però, per i classica beffa, pesarosi. assolutamente. Io lì, secondo me, cioè, Beh. lì è stata un po' colpa di Pozzecco, che secondo me ha un po' questo giochino che fa lui, del fatto che quando non sa più cosa fare, non sa più come raddrizzare la partita, la manda si comincia a protestare su con gli arbitri e si fa espellere. Lui stesso ha detto che ha scelto lui di farsi espellere, ma semplicemente perché vuole provocare una reazione nella sua squadra, vuole che i suoi diano tutto per l'allenatore che un po' si è immolato per la causa, diciamo così. Però ecco, non sempre funziona. E quando si scopre questo giochino, secondo me, alla fine viene fuori che, cioè, l'allenatore non ne viene fuori benissimo, perché abbandoni la tua squadra proprio quando gli serve di più, ecco. Beh certo, quando hanno bisogno comunque di una guida. Cioè, oggi Quando si è bisogna di una guida. visto tipo Repeja, mi è piaciuto tantissimo che su una palla persa in attacco dal suo, cioè gli ha praticamente corso dietro con le mani proprio così, come per aiutarlo a difendere, a tornare in difesa. Cioè quello lì è un Sì. atteggiamento che comunque ti aiuta perché sbagli, ma l'allenatore non è che sì, ok, ti può sgridare quello che vuoi, però ti segue e ti sprona a fare quello che devi fare, cioè tornare in difesa e provare a recuperare. Sì. E niente, quindi l'altra invece per il DCT è Trieste abbastanza ordinaria, secondo me. Trieste ci ha provato, ma Brindisi ha giocato meglio e sta trovando tantissimo dagli italiani, come Gaspardo, Visconti, Zanelli. E secondo me, ottimo. Poi in semifinale Pesaro sembra anche lì, cioè, ha continuato sull'onda dell'entusiasmo nella prima partita ed è riuscito a portare a casa quando Brindisi stava recuperando alla fine, è riuscito a chiudere
è riuscita a chiuderla ed andare in finale. Beh, lì c'era ancora l'entusiasmo, secondo me, Eh dell'altro. Come l'inizio di partita contro Milano, ha giocato davvero bene. sì, Cioè, i primi attaccavano 8 bene il minuti, poi canestro. 7-8 minuti. Sì, attaccavano bene il canestro, poi stasera le percentuali da fuori non gli hanno sorriso come le altre partite, è chiaro, però sì, secondo me sono un'ottima squadra, la vera sorpresa non solo delle Final Eight, ma in tutto il campionato, perché finire sesti e lasciarsi dietro, cioè complice anche sicuramente le stagioni un po', diciamo, per ora negative di Brescia e della Fortitudo, che sulla carta dovevano essere un po' più in alto, però ecco, lasciarsi dietro tutte queste squadre qua è un ottimo merito Regia sicuramente, e merito anche ai giocatori, perché Drell è un classe 2000 e sta facendo un campionato assurdo, Kane non lo scopriamo oggi, anche Robinson nonostante il fisico e l'altezza in attacco un fattore. E poi Delfino che sembra che ci abbia 28 anni, non 38. Vabbè, Delfino come scuola e compagni, che Delfino è veramente pazzesco, sì, dominano tantissimo. veramente complimenti, assolutamente. E invece dicevi, gruppo italiano di Brindisi molto bene, però direi anche il gruppo italiano di Pesaro molto bene, come sempre anche il gruppo italiano di Sassari, che comunque c'è guidato da Spissu, Gentile, Sì, Spissu e anzi Gentile hanno fatto loro hanno il gruppo più un'ottima. titolare di tutti, forse, diciamo, a Sassari, Sì, come anche sì, sì. Venezia, cioè Venezia gli italiani fanno tanta roba. Venezia e gli italiani, esatto, sì. Venezia e sì, adesso, beh, Brindisi tecnicamente diciamo, con gli infortunati, forse è l'unico Gasparco che partirebbe in quintetto, Sì, quindi. ma non devi per forza, cioè non Chiaro, parlavo no, solo di però. quintetto, parlavo proprio di apporto che possono dare, cioè possono Sì, stare in campo tutti questi esatto, no, italiani. beh, ma è la rotazione, cioè, comunque per Venezia, De Nicolao e Tolucci sono due giocatori fondamentali, per Sassari, Spissu e Gentile sono due giocatori fondamentali, per Brindisi, ok, io dicevo, con una quintetto intendevo che non sono tra i primi cinque nelle rotazioni, perché comunque il quintetto di Brindisi titolare, diciamo, è quello prettamente americano, Vabbè, però comunque ok, però è Gasparo e forte il Visconti. quintetto di Brindisi, è molto Brindisi è forte, cioè. forte, molto forte, però Gasparo e Visconti sono due che entrano e che fanno sempre il loro, che ti possono dare 20 minuti di sostanza ogni partita, ogni sera, senza essere penalizzati. E anche Trieste c'ha qualche italiano, Trieste e Alviti c'è è una delle Alviti, sorprese del esatto, campionato. gran italiano, per dire anche Bologna, volendo, ha un nucleo di italiani Faiola è forte. forse la guardia, cioè. Adesso, tra italiani lo è sicuramente, è la guardia che difende meglio. E anche in campionato, secondo me, adesso, se togliamo Delaney Shields, secondo me Paiola sta tra i primi 5 come guardia difensiva in tutto il campionato. È veramente una delle sorprese e mi sta piacendo molto. Peccato per l'infortunio che lo sta tenendo fuori un bel po'. Esatto, questo potrebbe essere un problema perché era in un trend di sviluppo Sì. molto, molto buono. Molto molto Speriamo che non buono. sia calato, però. Beh, è Secondo me chiaro, no, sono tre perché quando partite alla fine in già allenamento devi difendere contro certa gente, cioè che può tanto. Esatto, essere quello quello che ha ti dà fatto anche tanto. Benadileni, quando vai a difendere Sì, contro il sì, Ciaccio, sì. contro Panther, Quello ti ti dà devi tanto. impegnare, se no ti bucano sempre. È vero, sicuramente sì. E anche E sì, Messina sarà speriamo di bravo a vederlo fargli presto. capire questo, perché si rischiava davvero Panther Dileni che si difendono in allenamento, che fanno gara di tiro, cioè vai da una parte, Esatto. tiri, va dall'altra, tiri, invece probabilmente li sta spronando. No, guarda, Messina mi ha impressionato perché, cioè, uno che arriva e ti fa, cioè, adesso io prendo esempio Rodriguez, cos'era? Non ricordo l'anno, ma 7-8 anni fa ha fatto MVP di Eurolega con Real Madrid, e era un giocatore che stava in campo e dominava in attacco qualsiasi azione, faceva quello che voleva, però non è mai stato un grande difensore. Quello che mi colpisce di Rodriguez quest'anno è che ci prova sempre, sporca un sacco di palloni, nonostante non sia ancora un grande difensore, ma si sbatte un casino, e a 33 anni avere uno che fa così, che poi trascina i compagni, cioè che si diverte tantissimo, è secondo me molto merito dell'allenatore. Tra l'altro, oggi c'è stata un'azione nel terzo quarto, partita già finita, di Moraschini che va in penetrazione, tira un po', magari pensando di prendere il fallo, tutto storto, diciamo, in terzo tempo,
e fa un tiro un po' del piffero con tutta Milano che era già tornata indietro, perché quei rimbalzi lì non li prendi mai, cioè o entra oppure comunque non lo Sì. prendi, e dici vabbè, sto qua fa il veneziano, così, non di Venezia, nel senso Sì. che gioca da solo. E poi non si sa come Moraschini è riuscito a tornare dentro il campo, ha preso il rimbalzo e l'ha buttata dentro col fallo, è presente l'azione. Sì, ce l'ho presente. E il Ciaccio subito dopo quel canestro, cioè erano già tornati tutti indietro, è corso da Moraschini a battergli il petto come per dirgli bravo, hai fatto Sì. bene, cioè sopra di 30, un'azione che gli Sì. avrei detto ma scusa ma passala, non fare quelle cavolate da solo. È andato lì, gli ha No, ma battuto il petto e fa infatti. bravo bravo, continua così. Adesso non so esattamente se abbia detto così, però intendeva Ah, quello. chiaro. E quindi c'è proprio tanto gruppo, è proprio uno spirito. È stato, tra l'altro l'ha detto proprio ieri Rodriguez in un'intervista, non ricordo con chi, alla stampa, se non sbaglio, che gli hanno chiesto, lui ha parlato della trasferta di Madrid, quando sono rimasti bloccati in hotel per la tempesta di neve, e lui diceva, ah sì, abbiamo fatto una cena lunghissima, ho fatto portare dell'ottimo vino spagnolo. Diciamo, per festeggiare, e lì abbiamo fatto il gruppo, ci siamo aperti tutti, abbiamo parlato di cose anche di basket, e lì è stata, diciamo, la svolta della stagione, almeno così ha detto lui. E quando succedono queste cose è sempre bello, Beh, cioè già che vince Madrid riparare di comunque un queste po' una svolta della cose, stagione, diciamo. ma a parte quello, ma poi, cioè, se devo fare un raffronto con gli altri anni, cioè. Cos'era 2 anni fa? Kuzdiskas, mi pare, a fine anno diceva che non c'era il gruppo, che non erano neanche andati a mangiare una pizza insieme, cioè, capito? Si passare da queste cose, da queste dichiarazioni qua, a questo che sono esattamente l'opposto, ti fa capire come, secondo me, cioè, è la differenza vera, nella mentalità della squadra. No, vabbè, ci sta. Assolutamente. Quindi E si vede in campo che si divertono. passiamo a una cosa poco piacevole. Panther che si fionda sulla bottiglia di spumante per festeggiare, cioè già lì che la vuole aprire a tutti i costi Sì, perché gli manca sbocciare, cosa dici? vabbè, diciamo, il periodo Covid senza disco, la disco è l'ambiente, diciamo, dove Panther è il re della serata. Il re della serata, e sbocciare gli è Sì, mancato però mi è troppo, piaciuto però tantissimo, tutti lì a toccare la coppa e lui lì a cercare anche di. l'idea che fuggava Cicciarini, sono divertiti un casino, No, ma si vedeva anche no, alla premiazione, bellissimo, tutti davvero contenti, cioè per la bellissimo, Coppa Italia, che sì, tutti nessuno è contenti, mai sembrato così contento, cioè magari Torino quando l'ha vinta da. sì, ma no, ma chiaro, la cosa bella è che vincere aiuta a vincere, e giovedì arriva Maccabi. Ecco, esatto, E penso che ci basta, sono cioè. diverse squadre che però se Milano non dovesse vincere contro il Maccabi, a meno di prestazioni di 70% da 3 del Maccabi, ok? Chiaro, certo. Sarebbero veramente incazzate a iniziare da Reggio, Venezia, No, certo, a Pesaro. parte quello, esatto, ma no, sono quelle adesso inizia una, cioè questa Coppa Italia è un trofeo vero della stagione, perché va bene la Supercoppa, ma essenzialmente la preparazione estiva, diciamo. Però ha dato fiducia, E secondo me, la quella fiducia, cioè tutte quelle ma questo partite segna. vinte così hanno Esatto, iniziato. però a parte quello, ma poi questo segna esattamente la fine della prima metà di stagione, perché ok, il giro di ritorno di campionato è già iniziato, come anche con l'Eurolega, però poi ci saranno i playoff, perché l'Eurolega Milano ci arriva, e qui lo dico, qui lo nego, Milano nel playoff di Eurolega ci arriva, anche se dovesse arrivarci con l'ottava ci arriva. E ci saranno i playoff di Lega, ci saranno i playoff di Serie A, e quindi adesso inizia la stagione, la parte di stagione quella dura, dove bisogna veramente dimostrare che passo si è fatti, ecco. Esatto, e tu Però sì. da milanese chi vorresti incontrare ai playoff come primo turno? Cioè, ok che poi magari le situazioni cambieranno, però se ti piacerebbe, cioè, sia Allora, di forza sia di gusto personale, adesso non so come faccio dire. una check veloce alla classifica per dirti più o meno. Cioè, chi vuoi come Allora, ottava? tra quelle che ci sono adesso tra le prime 8, la testa dice Zalgiris, perché è essenzialmente la più importabile. Il cuore, a me piacerebbe tantissimo incontrare Real. A me piacerebbe tantissimo Ci può incontrare stare, Real. ci può stare. E però mi piacerebbe anche Bayern, perché per fare il quarto impiego.
lo stimo come allenatore, però secondo me gli ultimi atteggiamenti hanno un po', Quindi da ne hanno un po' evitare fatto. eventualmente Allora, tipo Efes e Fener. io eviterei sicuramente l'Efes, sì, beh, ok, Barcellona, chiaramente perché è la più forte, cioè, Ok, reputo la più chiaro. forte d'Europa. Io eviterei l'Efes perché semmai una serie a 5 è la più dura da battere. Il CSKA perché vabbè è forte, però alla fine sta giocando con tanti infortuni, per cui potrebbe essere anche lì una bella serie abbordabile, perché comunque abbiamo visto di potercela giocare, eh. Abbiamo visto di potercela giocare. E Fenerbahce secondo me è molto molto in scia, però se proprio devo azzardare un pronostico, cioè, in una serie dei 5 è battibile, perché secondo me hanno qualche problema in difesa che noi potremmo, diciamo, una squadra come Milano potrebbe accentuare. E in Ecco. campionato E invece quello chi ti sì. piacerebbe? Il campionato, allora, beh, il primo turno, sinceramente, boh, cioè, a me piacerebbe giocare una finale con Bologna, ad essere sincero, perché. Cioè, se sono da tifoso, cioè, non nego che la soddisfazione di battere la Virtus sarebbe tanta. Beh, ma In anche di una vedere finale una bella finale scudetto, fra due e squadre anche di forti, vedere una cioè, bella nel senso. finale, perché alla fine, cioè, la squadra con cui ha faticato di più Milano in questo momento in campionato è stata la Virtus, E perché sia in Brindisi, e Supercoppa e Brindisi. Brindisi, esatto. Però Però vabbè, Brindisi. quello, tutte cose particolari, diciamo, ok. Brindisi, esatto, è arrivato in un momento particolare e infatti poi si è visto che ha giocato alla morte contro Milano, ma ha perso, ha iniziato un momento di crisi che non dico che dura ancora adesso, però ecco, Più o meno, ha sì. fatto molta fatica nelle fasi successive. Brindisi però è molto più corta di Bologna e secondo me in una serie a 7, ecco, è diciamo, molto più penalizzante questa cosa. Sì, è meglio incontrare loro in semifinale È meglio rispetto a incontrare loro in Bologna, semifinale, chiaramente. sì. Io sinceramente sì, cioè, a me piacerebbe incontrare Bologna in finale, poi vabbè, le altre chiaramente devi battere tutti per vincere, però E a ecco. me da bolognese invece piacerebbe incontrare Venezia ai quarti. Giusto per Subito. subito, bisogna mettere in chiaro le cose qui. Prima Chiaro, no, cosa, certo, batterli giusto. dà tanta fiducia. Seconda cosa, non troveresti Venezia in semifinale, quindi comunque ce l'hai più agevole. E poi no, cioè, ci hanno rotto le scatole. Come pronostico anche realistico, è chiaro che però finire quarti e quinti come adesso, come sono le posizioni adesso, credo, vorrebbe dire prendere Milano in semi. Esatto, quello sarebbe un po' un peccato. Esatto. Però guarda, pur di darlo. Cioè, capito, 2 anni di seguito Esatto, che. arriva Oh, l'impanato, arriva allora, tutto. arrivi primo, ti becchi Venezia. Arrivi quarto, ti becchi Venezia. Mannaggia. Sì. Cioè, L'anno scorso è stato parecchio voi l'anno sfigato. scorso cosa avete preso? Eravate Anche terzi, perché Venezia è quarti? entrata, anche perché Venezia è entrata perché Milano ha perso con Cantù. Perché Sì. se no, perché se Milano vinceva con Cantù, noi siamo entrati come quarti. E abbiamo beccato Venezia appunto al secondo turno. E no, appunto Venezia è entrata perché noi abbiamo perso con Cantù la partita prima, o tipo, cioè, l'ultima partita utile delle Final Eight, cioè per decidere la classifica. E poi è stata la beffa per Bologna, che poi Esatto. lì è stata un overtime con un tiro assurdo, cioè. Ma sì, ma quelle ci sta di perderle in una Ci partita così sta, contro Venezia o contro una squadra molto in sì. fiducia, però. Ma quello ci sta ancora, però comunque è la cosa che stanno un po' esagerando, cioè vincessero l'Eurocup, cioè vincono l'Eurocup e vanno in Sì, no, Eurolega, va infatti. bene, ci scassano le scatole in Coppa Italia, Sì, poi Tonucci non sono con gioca il voi. terzo quarto, non Sì, va sì. bene. No, è vero, quello sì, ci sta la vendetta, ci sta la vendetta, anche a me piacerebbe, però se, cioè, secondo me potrebbe essere, diciamo, in una classifica ideale potresti beccare in semifinale, Sì, con sarebbe Bologna che bello. finisce seconda o terza e viceversa Venezia, anche Sì, se adesso viene sarebbe meglio dura, vuol per dire tutti. vincere, Così. sarebbe meglio che viene dura perché vuol dire vincere. Sia per entrambe, vuol dire vincere tutti gli scontri diretti con Brindisi e con Sassari, che sono quelli due davanti. Però se le vuoi superare li devi vincere gli scontri Chiaro, vuol diretti. dire vincere l'altro. Certo, non è impossibile, però oggi va di fatto dimostrata questa cosa, perché Bologna è stata la prima che ha perso delle partite che non doveva perdere, cioè nel senso,
con avversari inferiori. Venezia ha avuto la situazione Covid, che era Quest'anno in casa parecchio 2 vinte su devastante. 8, che è una cosa scandalosa. Cioè. Che è abbastanza scandalosa. Chiaro che l'assenza del pubblico è determinante, alla fine, ok, non prendiamoci in giro. Anche vedere la stessa Coppa Italia senza nessuno spettatore è abbastanza triste. Ecco. No, Poi dai, io l'unico sono. che hanno inquadrato aveva la mascherina sui baffi, quindi. Sì, io sono uno di quelli che dice, cioè, o nessuno o tutti, cioè, nel senso, che senso ha che metti, che porti, che viene lì, ok, sono VIP, va bene, Ma ok, cosa vuol dire posso sono capire VIP? se viene il presidente e il vicepresidente della società, va bene, se è 4 e 5, il general manager te ci stanno, però se devi cominciare a invitare, non dico che nei porci, però c'era Galliani, c'era Bergomi, cioè, va bene, saranno Esatto, appassionati, questi però, non cioè, c'entrano perché loro, cioè piuttosto sorteggi 10 tifosi, se Tanto proprio, cioè 10 per abbonamento. la distanza ce l'avevano. In un palazzetto come il Forum è possibilissimo operare diciamo, un'uscita controllata, perché alla fine, insomma, il timore nei palazzetti non è tanto il fatto di durante la partita, perché se tieni la mascherina, E questo secondo lo dici te, me, però è perché chiaro, quando però sono in questo andato momento. alla Supercoppa, insomma, già la gente inizia che quando urla gli cade. Può capitare, cioè può capitare che ti scende perché magari Certo. stai tifando, stai facendo così, te la rimetti subito su, cioè, non è il massimo, però eviti. Però Sì. ci sono anche alcuni che per urlare, tiri giù, fai Certo. segna, E così, quello la quello va rimetti. nel buon senso Quello della no, poi persona. c'è quello che mangia, quello che Quello è poi. sbagliato. Lo so, Secondo me però. È lì, secondo me, no, chiaro, lì chiaro, te le va vai nel buon vedere senso tutte e due, della non sai legge. come fare. Cioè, è chiaro che ti devi organizzare in un certo modo, vai fuori, vai Certo, certo. nell'angolino, in qualche modo Certo, lo fai. Però c'è poi quello che si mette lì a mangiare così, poi ci sono le famiglie che si mettono vicine e che quindi creano assembramenti. certo. È molto difficile da gestire la situazione. Certo. Chiaro, no, lì poi si teme anche, appunto, come dicevo prima, l'entrata e l'uscita, che sono i momenti in cui con le scale, eccetera, sono i momenti in cui la gente sta più a contatto, ecco. Però secondo me in un palazzetto come il Forum, che è molto grande, si può operare diciamo, un controllo da quel punto di vista lì, però chiaro, nel senso, non sono io a decidere quando sarà opportuno, il pubblico tornerà nei palazzetti. Io spero per i playoff Speriamo. che ci sia l'opportunità, Scusa, perché tutti al sarebbe tagliercio i playoff, che cavolo, ce ne si al tagliercio. Poi, sente. tanto scusa, al tagliercio è il primo posto dove il virus muore subito perché si frigge dentro lì. Sì, a maggio c'è una temperatura assurda dentro quel tendone, quindi no, cioè, però essenzialmente sì, cioè, speriamo di ritrovare presto, perché anche non vedere, cioè, che Milano costruisce la squadra più forte degli ultimi 20 anni, c'è nessuno che può venire a vederla, è un po' triste questa cosa, sinceramente io sono un po' triste, ecco, non poter andare a vedere nessuna partita, È abbastanza, quest'anno era questo bello andarla a va. vedere. Questo ci becchiamo. Dai, va Va bene. bene. Allora, ultima cosa. Sei d'accordo con l'MVP? Sì, cioè nel senso che in ogni partita c'è stato un leader. Io l'avrei dato Dines, forse, che è stato più costante sulle 3 partite, quello più concreto, però cioè, non ci sta l'avrei dato Ome perché è italiano, perché torna qua, alla fine per quello. Io forse al Però ecco, Ciacio, però comunque sì, ci il stavo, cioè Ciacio ha non è dominato la stato. semifinale, però stasera ha giochicchiato, E vabbè, non c'era non aveva bisogno, cioè, non nel c'era senso. bisogno, chiaramente non c'era bisogno, però Gigi stasera, Ah, cioè, secondo me ha dato ultima cosa. quella Scusa, era quella l'ultima, ma questa è interessante. fondamentale. Heinz dentro nell'ultimo quarto, ma perché? Vai, va bene. Perché Messina è così, secondo me, perché anche sul più 30 deve cazziare Moretti, che ha fatto un fallo stupido, perché anche quando stai vincendo di 20 c'è Moraschini che entra e che fa una cappellata e viene tirato fuori subito per rimettere dentro Shields. Messina è un allenatore così, cioè Ok, però il c'è messaggio che Biniga che voleva stava mandare è giocando chiaro. bene, non ha fatto Sono cappellate, d'accordo, ma lo sono metti, poi se d'accordo. sbaglia lo togli, però Heinz Sono nel d'accordo, quarto-quarto sono su più d'accordo. 30, giocando Eurolega in settimana, mi è sembrato un po' Sono d'accordo, eccessivo. secondo me non è per quei minuti che ti fa in queste situazioni che poi ti arriva a fine stagione spunto.
però Ok, nessuno però deve senza ancora qua. gufare, può Secondo succedere qualsiasi me, chiaro. cosa. Può succedere qualsiasi cosa? No, ma chiaramente, cioè, se fossi fortunato, tutti saremmo qua a dargli del coglione perché su più 30 mi sono messo in mente. Però dico, secondo me l'obiettivo è quello di mandare un messaggio forte, di dire che qua siamo qua noi, che siamo più forti, vogliamo dominare, e quindi lo fai mettendo anche i più forti su più 30. Meno, questa è la mia idea, perché Messina, quella mentalità lì, secondo me, poteva distribuire meglio il minutaggio, certo, poteva, però alla fine in semifinale Ainsa sembra che, cioè, è stato in campo, quando era in campo vedevi solo lui, e sembra che sia stato in campo 30 minuti, invece ne ha giocati 18, ha fatto 16 più 10, cioè 18 Chiaro, minuti. portava palla, tirava, prendeva rimbalzi, faceva tutto lui. Quando è in campo sembra che c'è solo lui Sì. perché fa delle cose assurde e ti sembra, ma scusa, ma quanto sta giocando? Poi vai a vedere il minutaggio e dici, ma come 18 minuti? Ha giocato di più sicuramente, no? E invece vai a vedere, effettivamente ha giocato 18 minuti, ma anche Rodriguez aveva fatto 22 minuti ieri. 22, cioè, sono quelle cose che chiaro, ci sta, la critica secondo me. Però ecco, è proprio la mentalità sua, che non vuole proprio lasciare niente, neanche le briciole. Ci voleva, per essere sincero, dai. Speriamo Dai, ci dai. vada bene fino a finale. Quindi chiudiamo con Messina Cannibale, dai. Sì, dai, povero Moretti, perché io anch'io, cioè, sono uno di quelli che l'avrebbe fatto giocare di più e che secondo me ha anche potenzialità, però l'allenamento lui per i giochi. Bene, dai. Va bene, direi terminiamo Salutiamo qui. qui. Sì, salutiamo Buona serata. tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao.